iniziato a rilevare i consumi energetici delle scuole, dopo ne parleremo a breve, inutile ripetere, così presentiamo all'amministrazione comunale la cosa. Poi l'amministrazione comunale ci ha proposto di firmare un documento che leggeremo a breve, no, in cui noi tutti ci impegniamo a fare una serie di azioni per ridurre il consumo energetico della scuola. D'accordo? Sì. Voi vivete in un bel paese, io ho l'onore di amministrarlo. È un bel paese perché fa delle iniziative importanti da parecchio tempo. Io ho una bella eredità da portare avanti, anche una bella responsabilità. Quando ci sono delle cose che funzionano bisogna proseguirle. Il comune di Sant'Orso, tra i primi in Italia, ha cercato di affrontare questo tema della cura del territorio, del consumo delle energie. Sono tanti i capitoli e si è preso degli impegni, si è dato come un piano più anni per raggiungere una serie di risultati, ad esempio per produrre meno rifiuti, per fare meno emissioni tossiche, per dare, soprattutto a voi, che avete tutta una vita davanti, un territorio sano in cui vivere. Voi dite, ma cosa sarà mai la lampadina? Cosa sarà mai spegnere una luce? Insomma, io come contribuisco spegnendo una lampadina? In realtà abbiamo visto, e questa iniziativa del progetto Sentinella ci ha permesso, ecco, di vedere, l'avete monitorato voi stessi, vero? Siete andati per le classi, avete spento, avete visto direttamente nel monitor che cosa succedeva, e si sono fatti anche quattro calcoli di quanto si consuma di luce solo nella scuola. Le scuole sono degli ambienti assolutamente che vengono chiamati energivori, che mangiano energia in quantità enorme, e ogni casa però in piccolo consuma la sua quantità di energia. Abbiamo visto che un'ora di lampadine accese equivale più o meno a 5 euro. Ecco, 5 euro sono mica pochi, fate il conto, in una giornata in cui si tengano anche per una decina d'ore in una scuola, che è abbastanza normale, insomma, che ci siano queste lampadine accese, possiamo andare sui 50 euro in una giornata, sono tantissimi. Quindi effettivamente cominciare a spegnere un po' di lampadine, non tenere sempre tutti i nostri apparecchi a casa in stand-by, può cominciare ad aiutare. Una piccola goccia poi, insomma, viene fuori il mare.